Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan pizza con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di semola di grano duro, farina di tipo 0, acqua, sale, zucchero, olio evo, lievito di birra fresco. Per il ripieno, scamorza, melanzane, acqua, carote, pomodori, mais, prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di semola, la farina di tipo 0, l'olio e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Nel frattempo prepariamo il ripieno. Mettere all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello, mettere le melanzane, e le carote. Chiudere con il coperchio e le facciamo cuocere per 15 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Trasferire in una ciotola capiente. Aggiungere il mais, i pomodorini, il prezzemolo tritato, il sale, il pepe e l'olio. Amalgamare bene e mettere momentaneamente da parte. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso lo divideremo in 6 parti uguali. Dopo aver formato i panetti, stendiamo ogni panetto formando un rettangolo. Mettere il formaggio e le verdure. E chiudere. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per tutto il resto dell'impasto. Spolverizzare la superficie con farina di semola. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti circa, fino a quando non saranno dorati.
Il pan pizza è cotto, serviamolo. Pan pizza con verdure. Grazie e alla prossima ricetta!